L'articolo 155 della Costituzione, quello che è stato attivato dall'esecutivo di Rajoy, è per lo più sconosciuto. Ci si arrivò vicini nel 1989, quando l'allora premier lo agitò contro la comunità autonoma delle Canarie. Sulla carta parla genericamente di misure necessarie per obbligare la comunità autonoma al compimento forzoso di quegli obblighi a cui essa si sottragga illegittimamente. Fra i giuristi la discussione è aperta se preveda o meno azioni costituzionalmente legittime. Da un punto di vista legale, il governo della Catalogna si opporrà a ciascuna delle misure decise. Potrebbe ad esempio opporsi al fatto che Madrid chiede le elezioni, perché in linea di principio questo viene fatto dal presidente della regione autonoma. Ma dal momento che il governo catalano è sospeso, è il governo centrale che indice nuove elezioni. In circostanze normali la Corte Costituzionale impiegherebbe un anno e mezzo per arrivare alla sentenza, ma in queste il giudizio verrà emesso in 48 ore, perché la Corte lavora senza pausa e deve dare priorità a queste questioni piuttosto che ad altre. Certamente verranno intentate azioni legali successivamente, dopo la Corte Costituzionale, sia presso la Corte Europea dei Diritti Umani che la Corte di Giustizia Europea, e la sentenza di quest'ultima potrà forzare il governo spagnolo a modificare le sue decisioni.